Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. E divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi alle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 49, 50, 28 e 30 luglio 1899. Questa mattina il mio adorabile Gesù è venuto con un aspetto tutto ammirabile e misterioso. Portava una catena al collo, pendente su tutto il petto. Da una parte si vedeva come un arco, dall'altra parte della catena come un turcasso pieno di pietre preziose e di gemme che dava un ornamento dei più belli al petto del mio dolce Gesù e con una lancia in mano. Mentre stavo in questo aspetto mi ha detto: la vita umana è un gioco. Chi gioca con il piacere e chi con il denaro. E chi con la propria vita. E tanti altri giochi che fanno. Anch'io mi diletto di giocare con le anime, ma quali sono questi scherzi che faccio? Sono le croci che invio. Se le ricevono con rassegnazione e me ne ringraziano, io mi ricreo e scherzo con loro.
compiacendomi immensamente, ricevendo grande onore e gloria, e a loro faccio fare dei più grandi acquisti. Nell'atto di dire ciò ho cominciato a toccarmi con la lancia. Dall'arco e dal turcasso, già tutte quelle pietre preziose che dentro conteneva uscivano fuori e si cambiavano in tante croci e saette che ferivano le creature. Certune, ma in numero scarsissimo, ne gioivano, se le baciavano e le ringraziavano e venivano a formare un gioco con Gesù. Altri poi le prendevano e le gettavano in faccia a Gesù. Oh, come ne restava afflitto Gesù e che gran perdita facevano quelle anime. Poi Gesù ha soggiunto: questa è la sete che gridai sulla croce, che non potendo dissetarla allora interamente, mi compiaccio di continuare a dissetarla nelle anime dei miei cari che soffrono. Quindi, soffrendo, vieni a dare un ristoro alla mia sete. Ritornando altre volte a pregarlo che liberasse il confessore che soffriva, mi ha detto: figlia mia, non sai tu che il marchio più nobile che posso imprimere nei miei cari figli è la croce? Si continua quasi sempre lo stesso. Questa mattina, trasportandomi Gesù, secondo il suo solito, fuori di me stessa, siamo passati in mezzo a molta gente. E la maggior parte di questi erano intenti a giudicare le azioni altrui senza guardare le proprie. Il mio diletto Gesù mi ha detto: il mezzo più sicuro per essere retti col prossimo è non guardare affatto ciò che essi fanno, perché guardare, pensare e giudicare è tutto lo stesso. Poi, guardando il prossimo, l'uomo viene a defraudare l'anima propria. Quindi ne avviene che non è retto né per sé, né per il prossimo, né per Dio. Dopo ciò gli ho detto: mio unico bene, è da qualche tempo che non mi avete dato neppure un bacio, e così ci siamo ambedue baciati. E volendomi quasi correggere, ha soggiunto: figlia mia, quel che ti raccomando è di conservare e di fare stima delle mie parole, perché la mia parola è eterna e santa come me stesso. E conservandola nel tuo cuore e profittando, avrai la tua santificazione e ne riceverai in ricompensa uno splendore eterno prodottoti dalla mia parola. Facendo diversamente, l'anima tua riceverà un vuoto e ne resterai a me debitrice. Allora, il tema di queste due meditazioni da un lato è di nuovo un nuovo aspetto dell'importanza e del valore della croce e dall'altro un punto fondamentale, capitale dell'insegnamento evangelico di Gesù, che è quello del non giudicare. Non giudicare. Non giudicate e non sarete giudicate, non condannate e non sarete condannati, dice Gesù nel capitolo sesto del Vangelo di San Luca. E vedremo bene che cosa significano queste cose. Ecco, innanzitutto credo che ci sia una questione terminologica, perché turcasso è un termine un po' non molto comune nella lingua italiana, quindi potrebbero, più di qualcuno non sapere cosa significa. Turcasso è sinonimo di faretra. Cioè è il luogo dove si riponevano le frecce. Gli arcieri avevano l'arco in mano e la faretra o il turcasso legato sulle spalle dove erano deposte le frecce da scagliare con gli archi. Questo turcasso era pieno di pietre preziose e di gemme, no? Quindi erano frecce, in realtà gemmate. Abbiamo capito che queste frecce sono le croci che Gesù saetta, ecco. Questa immagine è profondamente biblica, il Salmo 45, quando parla del più bello tra i figli degli uomini, che è chiaramente profetico e allusivo alla figura di Gesù, parla proprio: tendi il tuo arco che fa potente la tua destra, le tue frecce sono acute, ecco, e anche la profezia di Isaia 11, se non ricordo male, sì.
La sua parola sarà una verga, che percuoterà il violento con il soffio della sua bocca, ucciderà l'empio, fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, dentro dei suoi fianchi la fedeltà. Parla anche delle frecce, ecco, che scaglia. E questo discendente di Jesse, misterioso, insomma, che noi sappiamo essere pieno di Spirito Santo e che è Gesù, no? Quindi così adesso abbiamo una decodificazione biblica, perché la spada che esce dalla bocca di questo personaggio è la sua parola, ecco, che è la seconda parte della meditazione di oggi, e le frecce sono le croci. Ecco, il Signore tratta con noi con la spada a due tagli della sua parola e con le frecce acute e preziose delle croci. Ecco, qui il problema è che dobbiamo farci lavorare sia dall'una che dall'altra cosa, perché sono utili tutte e due. E questo, se mi posso permettere qualche cosa, se c'è qualche sacerdote che ascolta queste meditazioni o qualche direttore spirituale, analogamente si conducono le anime, analogamente. Cioè con la parola, che è una spada a due tagli, quindi che pur con tutta la delicatezza dei casi concreti, aiuti le persone a camminare mettendole nella verità, sempre nel rispetto della carità. E poi a volte con qualche freccetta, nel senso perché un'anima cammini, delle volte, ecco, il confessore o il direttore spirituale, che ricordiamo è un medico che usa il bisturi, quindi deve avere il coraggio, e a volte anche prendersi il rischio, di fare un pochino di male. Rischio perché le anime sciocche, o che hanno con il sacerdote una tipo di relazionalità, fondata sul piano umano, affettivo, non comprendono che quell'operazione è un'operazione soprannaturale, fatta per loro bene, che nessuno si diverte a andare a complicare la vita al prossimo. Io almeno non mi diverto affatto, insomma, anzi, sono cose che si fanno con estrema sofferenza, ma sono necessarie. Ecco, anche Gesù qui è chiaro che alleggerisce un pochino il discorso, no? Però lui sa che la croce è la nostra salvezza, è la nostra terapia, è il tutto, lo abbiamo visto nell'ultima meditazione. Perché però? Perché purtroppo, essendo entrata nel cuore dell'uomo la miseria, il disastro del peccato originale e attuale, non esiste altro sistema per scrollarsi di dosso questo e tutte le male conseguenze che comportano che la croce non c'è. Ecco, e ripetiamo per l'ennesima volta, l'entrare nel regno della divina volontà, che è tornare nell'Eden, non significa, l'ho già detto tante volte, ma non mi stancherò mai di ripeterlo, bypassare o scavalcare la croce. Dice, oh, prima bisognava soffrire, adesso abbiamo trovato la via facile, larga, comoda e spaziosa per entrare in comunione con Dio. Questo non è assolutamente un discorso fattibile e non è assolutamente vero e non c'entra proprio nulla con la vita nel Fiat Supremo. Ecco, non c'entra niente. Perché la croce rimane porta d'accesso alla divina volontà per chi la vuole fare, per tutti. Senza nessuna eccezione, anzi, le anime che vivono nel divin volere, se vogliamo, certo hanno grandissime grazie da parte del cielo, enormi, indubbiamente, fanno moltissimo bene, ecco, ma non è che sono senza le croci, casomai ce l'hanno qualcuna di più. Come già insegnava San Luigi Monforte nel Trattato della vera devozione, che dice: sì, le anime devote alla Madonna sperimentano tutte le sue dolcezze materne, d'accordo? Dice, ma con me però che dovrebbero stare tanto bene? Sì, lui risponde ad una domanda formulata, e però questi sono più tartassati, più crocifissi degli altri, dice, per forza, perché nessuna, dopo nostro Signore Gesù Cristo, nessuna creatura ha
ha così tanto vissuto il mistero della croce come la Madonna, e la Madonna sa che le croci sono gioielli preziosi, per cui pur essendo madre, madre tenerissima, per cui, come dire, se potesse assecondare, facciamo un discorso ipotetico dell'irrealtà, no, il suo sentimento materno prescindente dal bene oggettivo dell'uomo, di croci non ce ne darebbe manco una la Madonna, no? Se però, essendo donna perfetta, essendo quindi donna divina, e quindi conoscendo nella luce dei divini voleri l'importanza della croce, preferisce che è meglio versare qualche lacrima adesso, piuttosto che versarne molte dopo. E quindi insignisce i suoi fedeli devoti del balsamo prezioso. Certo, è anche vero, San Luigi aggiunge, che la Madonna dà una forza, una grazia e anche una dolcezza nel portare le croci straordinarie. Perché la croce pesa tanto quanto è poco il nostro amore. Questo è assolutamente indubbio. Molto è l'amore e più leggera è la croce. Poco è l'amore, più pesante è la croce. Allora, qui Gesù infatti dice: scaglia le saette, in numero scarsissimo ne gioivano, se le baciavano e le ringraziavano, e venivano a formare un gioco con Gesù. Altri poi le prendevano e le gettavano in faccia a Gesù. Oh, come ne restava afflitto Gesù e che gran perdita facevano quelle anime. Attenzione, che bisogna anche sfatare, perché guardate che i meccanismi infernali, ecco, veramente infernali, che il demonio suscita dentro le anime sono molto sottili e quasi tutti nascosti. Io più passa il tempo, più mi vado convincendo di una cosa fondamentale, che se l'uomo, l'uomo, la donna, quindi se l'anima, diciamo così, non si mette seriamente nuda davanti a Dio e davanti a se stessa, con il coraggio, come dire, di guardare bene in faccia la sua pura nudità, d'accordo? Che insomma, guardare la pura nudità, a meno che insomma, una persona non sia strana, insomma, o mezzo fuori di sé, cioè, generalmente la nudità causa vergogna, causa, no? Almeno dopo, dopo la caduta originaria dell'Eden. Ma cosa significa? Significa vedere bene quello che pensiamo, d'accordo? Allora, il discorso è molto semplice. Se mi arriva una croce, che cosa devo pensare? Che Gesù ci gode a farci soffrire, cioè che Dio vuole che noi soffriamo. Cioè, adesso Dio mi perdoni, uso questa espressione chiaramente per smascherare, cioè, le conseguenze di una. Se uno asseconda questo pensiero, vorrebbe dire che Dio è una sorta di sadico, d'accordo? Che deve fare soffrire i suoi figli. Non si capisce manco bene per quale motivo, d'accordo? Perché se non si soffre, ecco. D'accordo? Quindi quando noi ci rivoltiamo e ci ribelliamo a una croce, dobbiamo un attimo chiederci bene, dico, attenzione, se questa croce è mandata, disposta, permessa, questo noi non lo possiamo sapere, d'accordo? Perché alcune croci purtroppo ce le andiamo a procurare con le mani nostre, con l'umana volontà, però anche quelle, pure se sono croci, come dire, non mandate ma permesse, te le tieni, d'accordo? E vanno comunque santificate perché sono comunque permesse. Quindi non ha neanche troppo, a volte troppo, come dire, non giova neanche troppo, insomma, chiederci, farci troppe domande su questo, che non sempre è semplice rispondere, a volte sì, altre volte meno. Ecco, però. Allora, perché quella croce ce l'hai? Ma ce l'hai per il bene tuo, ce l'hai? D'accordo? Gesù gongola quando uno le riceve con gioia, perché? Ma per il bene tuo, perché ti ama e perché lo sa che solo se tu l'accetterai con gioia, quella croce produrrà tutti i suoi benefici effetti in te e ti santificherà. Se tu gliela sbatti in faccia, come dice qui, oppure ti ribelli,
parte il fatto che a volte alcune croci le sofferenze che comportano sono ineluttabili, no? Pensiamo per esempio alla perdita di una persona cara, cioè le persone che si ribellano, che se la prendono col padre, ah, se Dio esistesse non faceva morire questo, destra e sinistra, non è che quello poi risorge, eh? Se uno si mette a fare il matto in questo modo. No, tu c'è la sofferenza della perdita della persona cara, più tutto quello che causa il tuo ribellarti contro Dio e contro la sua volontà, che ti fa stare peggio, non meglio. Allora, il discorso di fondo, questo per quanto riguarda, vale come per i comandamenti. Io anche delle volte, per far capire alcune cose a qualche anima, mi dico, metto seduto e dico, senti un attimo, io sono un sacerdote, d'accordo? Ma io, secondo te, ci godo nel farti soffrire, nel dirti le cose che ti fanno stare male o cose di questo? Se tu pensi questo, cambia padre spirituale, non mi guardare più manco scritto al muro, anzi, va da qualcuno e va a dire, guarda, quello è matto quello lì, eh. Ditelo se pensi realmente questo. Capito? Se non lo pensi, cambia registro e se tu mi affidi la tua anima e mi chiedi dammi una mano e io una mano te la do, fallo quello che ti dico. A me non me ne importa niente se lo fai oppure no, capito? Cioè, non è. In che senso dico questa cosa? Anche al nostro Signore, cioè, non è che a me non me ne importa niente, a me dispiace se tu non lo fai, ma per il bene soprannaturale che voglio la tua anima, di cui il Signore mi ha costituito, come dire, pastore, no? Noi sacerdoti partecipiamo della carità pastorale di Cristo e abbiamo a cuore il bene delle anime. Però attenzione, se tu non fai quello che ti dico, non diventi santo tu. Non è che non divento santo, io non divento santo io se non faccio quello che mi dice il nostro Signore, quello che il nostro Signore mi decodifica attraverso le autorità che mi ha inviato e che lo rappresentano, capito? Cioè non è che se non fai quello che ti dico io non divento santo io, non diventi santo tu, stai peggio tu, capite? Quindi è chiaro che queste cose traslate sul nostro Signore fanno soffrire il nostro Signore, ma ecco anche il senso profondo in cui il peccato offende Dio, no? Perché? Perché Dio sta, come dire, soffre nel vedere che tu, agendo in questo modo, ti stai suicidando spiritualmente, capito? È un suicidio. Questo non lo dobbiamo capire perché, cioè, questo, non so, questo proprio deve essere oggetto di meditazione profondissima. Perché questo cambia tutto quanto, cioè se noi non abbiamo motivazioni profonde nel nostro agire, non ci smucchieremo mai, non ci smuoveremo mai. Capite? Se assecondiamo la nostra natura e i suoi capricci, è chiaro che la nostra natura se vede una croce si ribella. Se qualcuno ti contraria la volontà, ti dice fa una cosa che non ti piace, non la fai, capito? Rispondi, che ne so, batti becchi, discuti, ecco. Ma questo non giova a nulla, non gioca. Non giova a nulla, no? Quindi noi dobbiamo scegliere in questa bella immagine che Gesù propone, con chi vogliamo giocare? Vogliamo giocare con Gesù? O vogliamo giocare a divertirci con i piaceri, con i soldi? D'accordo? C'è qualcuno che gioca con la vita, cioè tutti quelli che la mettono in continuazione a repentaglio, sfidando la divina provvidenza, no? Facendo cose molto pericolose, insomma. Alcuni anche a livello professionale fanno cose di questo genere, altri semplicemente a scopo ludico, no? O vogliamo giocare a diventare santi? Quindi, dando questa gioia a Gesù, questo diletto a Gesù, e dando i diletti anche a noi, Quindi, questo per quanto riguarda le frecce, quindi abbiamo capito che le frecce sono le croci. Quindi il nostro Signore è un buon saettatore, eh? Nel tiro con l'arco è bravo, lui fa sempre centro. Bisogna vedere se i bersagli, che purtroppo i bersagli umani non sono come i bersagli fissi, fanno i capricci oppure si lasciano saettare. Se la prendono con gioia quella freccia, ecco, e si lasciano, ecco, ferire, plasmare, modellare da quella freccia, che è una gemma preziosa dentro la faretra, dentro
il Turcasso, ci sono pietre preziose. Non pensiamo a chissà che cosa, insomma, no? Ecco, perché la croce durante la giornata appare a noi in forme molto, molto soft, non ci sono le grandi croci, no? Ecco. Se leggete gli scritti di San José Maria Escrivá, suona la sveglia la mattina. Lui lo chiama il minuto eroico, cioè tu ti svegli subito, hai fissato l'ora, che quella è l'ora della sveglia, suona la sveglia e ti svegli. Ma no, sto un altri 5 minuti, un altri 10 minuti, ma tanto non c'ho niente da fare. Se vuoi farlo, d'accordo, te è scivolata addosso una croce. Dice, ma come, una stupidaggine del genere, la sveglia è una croce. La sveglia è una croce, come? Certo che è una croce. Certo che è una croce. La disciplina di vita, per esempio, no? Come abbiamo citato il fondatore dell'Opus Dei, cioè, la disciplina di vita, non la disciplina strumento di penitenza, cioè darsi una regola di vita, un programma di preghiera, un programma di uso del tempo, darsi delle regole per il riposo, quindi non lasciarlo allo stato brado, delle regole per il mangiare, per il cibo, quindi non strafogarsi, non sprofedarsi. Sono tutte piccole cose, tenere in ordine la casa, tenere in ordine la stanza, qui sono tante piccole cose della vita quotidiana che dipendono anche da noi. È chiaro che la Divina Volontà vuole che tu le vuole tutte queste cose, sì, questo non c'è assolutamente nessun dubbio. Sono state sempre insegnate, San José Maria Escrivá le ha proposte anche ai laici nel secolo scorso, insomma, ma sono regole arcaiche, cioè, quindi difficili, cioè scusa, non difficili, sono regole arcaiche, cioè antichissime, d'accordo, e valide in perpetuo, no? Bene, poi ci sono le parole di Gesù, ecco. E qui Gesù, vedete, bello, no? Luisa si lamenta che era tanto tempo che non gli dava un bacio, poi il bacio glielo dà Gesù a Luisa, no? Ecco, per cui, però poi gli dice subito, attenzione alla mia parola, che significa? Significa che l'amore a Gesù è sempre il cuore della nostra vita interiore. Questo non ci piove, perché per quanto riguarda anche l'ascolto della parola di Gesù, è lo stesso discorso delle croci. Quanto l'ascolti quello che Gesù ti dice, tanto quanto lo ami. Gesù lo dice nel Vangelo chiaramente. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, cioè comandamenti che poi, cioè, quindi osservate tutto quello che vi dico. T'ho detto non giudicare, capite? Cioè, noi purtroppo oggi non siamo più così. E su questo veramente io non ho mai assecondato le idee mitiche della Chiesa primitiva, no? Quelli che pare che loro erano tutti quanti super santi e adesso non è più così. No, d'accordo. C'erano dei problemi nella Chiesa primitiva, così come sono dei problemi nella Chiesa attuale. Però una cosa ce l'avevano, insomma, che c'era una venerazione per la parola proprio di Gesù, il fatto che alcuni passi del Vangelo si imparavano a memoria, che noi non ce l'abbiamo. Cioè Gesù ha detto non giudicare, ma questa cosa non si fa. Punto e basta. È categorico, quindi non ha detto, ha detto non giudicate. Si chiama questa cosa qui con una forma. Questa è una sentenza apodittica, d'accordo? Quindi assoluta. Non lo devi fare, punto e basta. Mai e per nessun motivo. Ah, l'ha detto Gesù, basta, fine del discorso. L'ha detto lui, finito. È finito. Cioè, se io sono certo che una cosa l'ha detta Gesù, è finito. Questo è, sarà divina volontà ascoltare il Vangelo, no? Insomma, no? Quindi come facciamo noi a pensare di stare al regno della divina volontà se non ascoltiamo il Vangelo? Allora Gesù dice, vuoi fare questo? Non stare proprio a guardare quello che fanno gli altri. Anche qui io ripeto, queste tentazioni vengono anche per quanto riguarda le anime, d'accordo? E quando uno sta in una parrocchia, quindi sta in una situazione di persone che si conoscono tra di loro, lo dico per fare un esempio, no? Allora, tu hai trattato quello così, invece a me mi hai trattato colà, quindi tu fai le ingiustizie. Ecco qua, giudizio sull'operato del sacerdote, che a me non mi interessa nulla di tutto quello che ti pare, va là in giro, ma spangi pure tutte le calunnie che vuoi. Sono tutte quante grazie del Signore, ma io te lo dico per te, d'accordo? Allora, tu non devi stare a guardare quello che io faccio con un'altra persona, perché i maestri di spirito insegnano che le anime sono tutte diverse. Per cui, io
Il modo di condurre un'anima X è diverso dal modo di condurre l'anima Y e l'anima Z. Ci sono certamente delle linee comuni, d'accordo? Perché la sinfonia è sempre la stessa, ma ci sono poi degli assoli differenti, delle varianti melodiche differenti, d'accordo? Perché ciò che una persona può far bene, l'altra fa. Cioè, quindi tu non devi stare a guardare quello che tu devi stare a guardare a te, basta. Tante volte anche questo qui ho cercato di far meditare, cioè noi non dobbiamo guardare nessuno, l'abbiamo visto anche la volta scorsa, quando si parlava degli appoggi umani, no? Dice il mezzo più sicuro, riprendo la meditazione della volta scorsa, per camminare quasi volando è avere gli occhi tutti su di sé senza guardare gli altri, su di sé e chiaramente su Gesù. Quindi che cosa pensa Gesù di me? D'accordo? E cosa penso io di Gesù? Abbiamo visto prima. Ci penso che Gesù se mi dice una cosa me lo dice perché mi vuole bene, punto interrogativo, o no? Altrimenti, come dice Gesù, guardare, pensare, giudicare è tutto lo stesso. D'accordo? Cioè ci deve essere, come dire, un sano disinteresse, eppure gli uomini stanno. Voi provate a pensare, io mi ricordo quando ero giovane, che mi avvicinai un pochino dopo una giornata mondiale della gioventù cioè, avevo 20 anni, c'avevo, insomma, mi avvicinai un po' di più al Signore, cominciai a fare caso che quando uscivamo con gli amici, provate a pensare, cioè, che ascolti questa menzione, provate un attimo a pensare, no? Mi cominciò a un certo punto a prendere una certa nausea, perché dico, ma di che cosa parliamo? Sempre degli altri, sempre degli altri. Spesso delle persone assenti, mancava qualcuno, dice, ma hai visto quello che ha fatto, ma hai visto quell'altro che ha fatto, hai visto quell'altro che ha fatto, a destra e a sinistra, questo e questo, di qua e di là. Quindi a un certo punto, parlandosi sempre male del prossimo, dico, ma io è meglio che me ne sto alla casa, insomma, perché qui facciamo sempre una montagna di peccati, perché stiamo continuamente a fare critiche, pettegolezzi, maldicenze sul prossimo. Ma provate a pensare, insomma, quando si va in giro, so, al bar, da fruttivendolo, ne so, al supermercato, non so, i posti dove, al barbiere, nei luoghi di ritrovo, nelle piazze, che si fa? Si taglia e si cuce. Ma Gesù ha detto non giudicare, figlioli miei cari, di non farlo, di non guardarli proprio agli altri. Molto gioco guardare noi stessi, perché dicono poi i maestri di spirito, qui ci stanno bellissime meditazioni, vari San Bernardo, soprattutto, che ha scritto delle cose molto molto belle su queste cose, no? Cioè, ma anche tantissimi passi, per esempio, per chi è pratico dell'imitazione di Cristo. Io ricordo quando ero in gioventù, insomma, quando leggevo quell'altro libro, quante volte diceva, parlava di queste cose, no? Più tu guardi gli altri e meno stai attento a te stesso. D'accordo? Che tra l'altro poi molto spesso e volentieri proprio le cose che tu giudichi nel prossimo sono esattamente lo specchio di quello che tu sei. Capito? Ecco, quindi l'ascolto della parola di Gesù è una componente fondamentale. Dobbiamo ascoltarlo. Cioè non è possibile che Gesù dice non giudicare e tu dalla mattina alla sera fai altro a cuor leggero tra l'altro, no? Poi magari te fai tranquillamente la comunione come se niente fosse, come se fossi. Ma come si fa? Diceva, ma il giudizio non è un peccato mortale sempre, dico, sì, sono d'accordo, insomma, se si tratta di piccoli pettegolezzi, di piccole cose, però quando uno lo fa grossolanamente, abitudinariamente, eccetera, eccetera, forse la comunione non sarà sacrilega, ma torniamo ai discorsi dei giorni scorsi, la comunione sarà sicuramente, come dire, tiepida, abitudinaria, poco fruttuosa, perché certamente, cioè, una persona così grossolana non trae grossi frutti dalla comunione sacramentale, no? Se fa questo e non progredisce. Continua a fare comunioni su comunioni e non va mai avanti, ma perché? Perché fatta la comunione, esce dalla chiesa, va, incontra l'amico per strada e ricomincia a dire, sai in chiesa che ho visto? E stiamo sempre in questo modo. Quindi, vedete, anche quando questi primi volumi, che ripeto, sono volumi preparatori, dove il Signore piano piano addestra quest'anima al regno del divino volere,
ci riportano ogni tanto un pochino santamente per terra e a ricordare, guarda figlio, la prima cosa è ricorda che Gesù è un guerriero, d'accordo? C'ha la spada e c'ha le frecce. Se tu non ti lasci ferire dalla spada, cioè non ascolti la sua parola e trafiggere dalle frecce, cioè non accogli con amore le sofferenze piccole, medie o grandi che ti manda e ti permette, per il tuo bene e per la sua gloria, ecco, camminiamo sempre nell'ordine di estrema lontananza. Ecco. E allora qui il discorso ritorna, perché poi bisogna sempre andare a vari strati quando noi entriamo dentro noi stessi, che tu che cosa vuoi fare della tua vita? Altro che la divina volontà, lo vuoi seguire Gesù o non lo vuoi seguire Gesù? Lo vuoi seguire bene o lo vuoi seguire zoppicando? Ieri, la seconda domenica d'Avvento, in tutti gli anni liturgici c'è San Giovanni Battista, no? Uno dei problemi, i terreni accidentati devono diventare lisci. Noi non possiamo dare appresso a Gesù zoppicando, d'accordo? Quindi facendo un passo dritto e due storti. Non si può. Altrimenti noi camminiamo e lui sta altrove, non lo intercettiamo, non lo incontriamo, no? Bene, teniamo presenti anche, ecco, è sempre bene portare dietro qualcosa della meditazione, non sempre lo ricordo, no? Però l'immagine dell'arco e della freccia e della spada può aiutarci oggi magari a ruminare un po' questa meditazione e a aiutarci, insomma, a riflettere su come noi ci posizioniamo anche in relazione alla parola di Gesù e in relazione alle piccole, ecco, abbiamo fatto un po' di esempi, piccole, grandi o medie forme di mortificazione, di croce, che o lui ci manda o ci presenta dinanzi perché le prendiamo, le valorizziamo e le usiamo appunto come farmaci salutari, come gemme preziose per crescere nella santità e nell'unione con Lui. Con nostra carissima Divina Maria, ecco, tu sei stata definita giustamente da San Giovanni Paolo II la prima e la più perfetta discepola di Gesù. Gesù stesso nel Vangelo ti dice: beato mia madre, beato chi ascolta la mia parola e la mette in pratica. Ecco, riferendosi a te come colei che ha fatto questo prima, più e meglio di tutti, ed è per questo che sei divenuta sua madre. E tu hai avuto anche una capacità, ecco, di saperti far ferire, ecco, da tutte quante le frecce, che in realtà sono frecce d'amore che ti ha mandato il Signore anche attraverso innumerevoli prove, come nessun altro, insomma, continuamente vissuto, no? Adesso enumerarle solo qualcuna ci porterebbe molto lontano, ecco. Io penso già soltanto al tuo volo nel Tempio di Gerusalemme quando eri ancora bambina, quindi rinunciando ai genitori, non sapendo se li avresti mai rivisti, insomma, quindi basta solo questo a darci un'idea, ecco, di quello che poi sarebbe successo con tutta la tua vita, che sarebbe stata un canto ininterrotto a tutto questo. Aiuta anche noi a diventare amici della croce e come te a serbare nel cuore, meditandole, tutte le parole che Gesù ci manda. Ecco,
in tutte quante le forme, in tutti quanti i modi multiformi con cui appunto lui parla alle nostre anime. Perché attraverso, ecco, questi strumenti da lui stesso scelti, così preziosi che sono la sua parola e le croci che ci invia, possiamo divenire veri figli del divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.